Buongiorno a tutti. Oggi siamo di nuovo nel mio laboratorio per vedere come utilizzare un modulo TP4056 per la ricarica di una singola batteria ai polimeri di litio, una batteria microscopica che ho inserito all'interno di un dispositivo preamplificatore microfonico. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. In un video precedente ho realizzato un piccolo microfono preamplificato per cuffie basato sul modulo MAX4466. Oggi ho deciso di aggiornare questo progetto inserendo l'alimentazione del preamplificatore direttamente nel padiglione delle mie cuffie per alimentare questo piccolo microfono preamplificato, che funziona con una tensione compresa tra i 2,4 e i 5,5 volt. Si tratta di un ottimo modulo dotato anche di microfono che uso normalmente per i miei montaggi video di cui state ascoltando in questo momento il suono. Il modulo preamplificatore prevede anche un piccolo potenziometro per dosarne il guadagno. Può essere alimentato con una batteria litio 18650 oppure una batteria ai polimeri di litio molto piccola, da 3,7 volt 250 mAh. Dimensioni molto ridotte che stanno nel palmo di una mano. Mi procuro anche il modulo TP4056 per la ricarica. Questo modulo possiede già il BMS incorporato, che interrompe attraverso i due MOSFET del chip FS8205 la linea del negativo tra batteria e carico. Questi due MOSFET sono comandati dal chip del BMS W01A. Questo chip protegge la batteria dalla sovraccarica, dalla sovrascarica e dal cortocircuito. Per verificare queste condizioni, misura sul piedino VM la caduta di tensione dei due MOSFET. Sono collegati in serie e vengono disattivati intervenendo in caso di overcharge, sovraccarica, oppure overdischarge, sovrascarica. Il modulo TP4056 possiede due LED che indicano la ricarica in corso o la ricarica completata. Una resistenza di programmazione R3 permette di configurare la costante di corrente massima di ricarica. Potete alimentare questo modulo con una qualunque tensione compresa tra i 4,5 V e i 6 V, oppure con una normale tensione di 5 V data da una presa USB di tipo C nel mio caso. Potete ricaricare anche più celle in parallelo, assicurandovi però che all'atto del collegamento abbiano entrambe lo stesso livello di carica o di tensione. Questo modulo, vi ricordo, è nato esclusivamente per singole celle da ricaricare. La ricarica avviene con il ciclo Constant Current, Constant Voltage, ossia si modula la tensione iniziale per fornire una corrente costante fino a raggiungere i 4 volt della batteria, per poi terminare il ciclo con un voltaggio costante di 4,2 volt. La corrente diminuirà naturalmente man mano che la batteria si è ricaricata. La tensione di carica completa è di 4,2 volt. La protezione da sovraccarica interrompe il negativo della batteria quando la tensione sulla cella arriva a 4,3 volt e ripristina il collegamento a 4,1 volt. Per quanto riguarda il processo di scarica, la protezione da sovrascarica interviene quando la tensione è a 2,4 volt, interrompendo il negativo della batteria dal carico, e lo ripristina a 3 volt. La protezione invece in corrente interrompe il negativo quando il carico assorbe 3 A, anche di spunto. Pertanto dovremo tener conto di questo parametro nella scelta dei carichi. Mentre alla tensione di 2,9 V è prevista una carica di compensazione di 130 mA che serve a portare la batteria a livello ottimale per iniziare la carica normale. Per realizzare un circuito il più compatto possibile, ho intenzione di inserire la batteria e il circuito TP4056 di ricarica all'interno di questo tappo in polipropilene, non prima però di aver rimosso la parte centrale, prima con una tronchesina per componenti elettronici e poi con una fresa Dremel.
A questo punto verifichiamo la capienza di questo contenitore sia per la batteria che per il caricabatterie. Compatto il tutto con del biadesivo applicato tra il retro del modulo e la batteria. Utilizzo il solito flussante in pasta per la prestagnatura. Vi ricordo che la prestagnatura è fondamentale per una saldatura di successo. Con dello stagno 6040 vado a stagnare i terminali presenti sul modulo TP4056 e poi con l'aiuto di una pinzetta effettuo le saldature. Molti di questi moduli vengono spesso venduti in partite difettose. Verifichiamo la bontà di questo modulo andando ad effettuare un tentativo di ricarica. Il LED rosso si accende, abbiamo una corrente di 0,11 Ampere, pertanto il mio modulo TP4056 sta correttamente ricaricando la batteria ai polimeri di litio. Verificata la funzionalità del chip di ricarica TP4056, andiamo a verificare il resto del BMS collegando il carico. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Vi ricordo che in questi circuiti vengono commutati soltanto i negativi, pertanto i due positivi possono essere tranquillamente collegati tra loro. A questo punto andiamo a verificare la presenza della tensione in uscita verso il carico. Abbiamo una tensione di 2,54 volt, quindi la batteria è al minimo. Per evitare che intervenga la protezione e l'uscita vada a zero, effettuo un piccolo ciclo di ricarica. Notiamo che in questa fase la tensione sale lentamente per adeguare la corrente a un livello costante. Quando saremo arrivati in prossimità del fine carica, la tensione raggiungerà i 4,2 volt e la corrente sarà pressoché zero. Lasciamo in carica questa batteria che si trova nella fase di constant current. Occupiamoci del nostro contenitore. Per consentire l'ingresso della presa di ricarica Type-C, devo effettuare un foro in prossimità del connettore di ricarica. Riutilizzo il solito Dremel, stavolta però con un disco da taglio. In alternativa posso anche utilizzare il mio saldatore a punta. Piccolo consiglio, dopo questo tipo di utilizzo, pulite sempre la punta del saldatore con un panno di carta per evitare di rovinarla. E a questo punto il foro per la mia ricarica USB è pronto. Posso andare a fissare questo circuito all'interno del suo contenitore. Prima però devo intagliare nuovamente il tappo per fare spazio al profilo del padiglione della cuffia a cui andrà saldato questo circuito di alimentazione. Beh, direi che il taglio è perfetto rispetto al padiglione e al microfono. Andiamo ad inserire un interruttore di accensione per questo circuito di alimentazione. Accorcio i piedini di questo interruttore a levetta on-off per farlo entrare nel tappo. Segniamo il foro sul contenitore. Preforo con punta da 3 mm per non danneggiare la plastica. Fresa a cono progressiva. Inserisco i vari anelli di fissaggio rispettando l'ordine corretto. Vi ricordo che se avete delle domande sulle possibilità di utilizzo di questi moduli TP4056 potete scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. Bene, a questo punto effettuiamo le saldature per questo interruttore, cercando di non insistere troppo con il saldatore per non danneggiarlo. A tal fine utilizziamo sempre la prestagnatura dei cavi e dell'interruttore. È il momento di collegare questo alimentatore al mio preamplificatore microfonico nella cuffia. Prima però del collegamento al preamplificatore, effettuo un test della tensione in uscita a valle del mio interruttore di alimentazione. 3,36 volt. È il momento di fissare il tutto con della colla a caldo, per poi andare a saldare questi due terminali positivo e negativo di alimentazione al mio microfono preamplificato.
Il risultato estetico non è dei migliori, ma la funzionalità vi assicuro che è ottima. Nel frattempo ho applicato un piccolo LED SMD sul preamplificatore. Una volta caricata fino in fondo questa batteria ai polimeri di litio, sono pronto per andare ad utilizzare la mia cuffia nei miei montaggi video. Questo tipo di circuito può essere utilizzato per qualsiasi dispositivo funzionante con una tensione dai 3 ai 4 volt tipica delle batterie a litio. Ne esistono di versioni anche senza BMS per abbinarci dei BMS di vostra scelta per amperaggi maggiori. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like qui sotto. Se avete ulteriori domande sulle possibilità di utilizzo di questi moduli, potete inserirle qui sotto nei commenti oppure scrivermi all'indirizzo in sovraimpressione. Grazie per la visione e ci vediamo la prossima volta. Thank you.